Ciao a tutti, io sono Pasquale e bentornati su Io ci provo. Prima di cominciare vi volevo ricordare che vi potete sempre iscrivere a questo canale perché non vi fa male alla salute e cliccare sulla campanella delle notifiche se non volete perdervi nessun video successivo. Vi ricordo sempre, come sempre, che non sono né un trader professionista né un consulente finanziario. Vi racconto in questo canale la mia esperienza in cui spero di fare appunto delle esperienze in ambito finanziario, di condividerle con voi, di diventare magari un futuro, un punto di riferimento. Comunque questo è un canale in cui vorrei che ci scambiassimo delle opinioni e informazioni. Oggi vado a parlarvi di uno dei miei investimenti, come vi dicevo nei video precedenti, il peer-to-peer lending. Cosa si intende per peer-to-peer lending? Il peer-to-peer lending è un tipo di investimento in cui voi compartecipate a dei prestiti nei confronti di terze persone, con un tramite di una società, appunto, in questo caso io vi presenterò le quattro in cui sto investendo. Queste società non fanno altro che prendere in carico dei lavori da alcune società di erogatrici di finanziamenti e per cui compartecipando a questi prestiti fate in modo di fare emettere meno soldi liquidi alla società finanziatrice e voi compartecipando al prestito avete diritto poi alla fine a un piccolo o a grande, dipende poi dal rischio che andrete a voler prendere, ritorno economico in termini di percentuale di ritorno. Io, come vi dicevo all'inizio dei primi video, ho investito e sto investendo in quattro diverse società che sono Bondora, Mintos, Fastinvest e Groupir e che andrò adesso a spiegarvi in linea generale su come sto dividendo i miei investimenti. Poi ovviamente ci saranno anche dei video successivi in cui andrò a prendere in diretta analisi ogni singola di queste piattaforme per vedere anche come funzionano più specificatamente nei dettagli. Quale potrebbe essere un vantaggio del peer-to-peer lending? Beh, che prima di tutto si possono investire piccole somme, perché non ci sono delle somme minime da investire. Poi che l'impegno è particolarmente limitato perché non ci sono particolari studi da fare con dei mercati, come possono essere ad esempio gli investimenti fatti in borsa, sulle azioni, sugli ETF o sui CFD. Per cui è una cosa un po' più semplice che è un po' più alla portata di molte più persone. Ovviamente con questo arrivano anche degli svantaggi che sono il rischio leggermente più elevato anche per quei rischi che potrebbero sembrare bassi perché si parla sempre di società che emettono finanziamenti che potrebbero fallire da un momento all'altro. Però fortunatamente queste società che fanno da ponte, Bondora, Fastinvest, Groupir, Mintos, ma ce ne sono tantissime altre, hanno una situazione finanziaria abbastanza solida che poi andremo a vedere per ogni singola società nei video successivi, ma che potete vedere comunque in completa autonomia andando a vedere i siti internet di queste società. Tra l'altro, che non mi devo dimenticare, ci sono tutti i link referral delle società che sto utilizzando, per cui se andate a iscrivervi utilizzando il link qui sotto, avrete diritto a un bonus voi, avrò diritto a un bonus io, ci guadagniamo tutti e due e viva la felicità! Bene, partiamo prima con Bondora, che è il primo che ho cominciato ad attivare. Bondora è quella che ho utilizzato con il piano Go and Grow, che è quello più semplice da utilizzare. Seppur Bondora abbia anche delle altre possibilità di investimento, diciamo dei portafogli un po' più professionali in cui potete scegliere voi i singoli finanziamenti col mercato primario e il mercato secondario dei prestiti, io uso il Go and Grow perché voi semplicemente versate i soldi e poi loro diversificano in base ai prestiti, a una tipologia di prestiti che loro prendono in considerazione per questo piano, che presumo siano quelli un po' più a rischio minore e con dei rendimenti appunto minori, per darvi un ritorno economico minore nell'arco dell'anno, ma più sicuro nell'arco del tempo, anche se di sicuro c'è solo la morte e le tasse. In questo caso Bondora offre un 6,75% anno ed io dall'inizio della mia avventura, che si è come se mezzo, ho versato 205 euro e ho guadagnato fino adesso 1 euro e 2 centesimi di profitto. Per cui aggiungendo mese dopo mese soldi in più, spero che a fine anno avrò la possibilità di portare un piccolo profitto a casa. Quali sono i vantaggi di Bondora e quali sono gli svantaggi? Beh, prima di tutto il vantaggio che non tutti hanno è quello che i vostri soldi sono, col piano Go and Grow ovviamente, sono prelevabili in qualsiasi momento. Voi potete a un certo punto dire oggi va, voglio i soldi miei e ve li riprendete tutti indietro istantaneamente. Ovviamente i 2 o 3 giorni
per i quali il bonifico possa arrivarvi, io ho provato e funziona, e si paga un diritto fisso di 1 euro, qualsiasi sia l'importo del vostro prelievo. Altra cosa molto semplice è che non dovete fare niente, perché basta versare i soldi e ci penserà Bondora col piano Go & Grow ad investire e a diversificare il vostro investimento nella maniera più ottimale possibile. Un altro vantaggio che non ha quasi nessuno per quello che ho visto è che potete versare i soldi con diverse metodologie di versamento, per cui non solo con bonifico bancario come fanno moltissime società, ma anche con la vostra carta di credito, con la vostra carta di debito, con Skrill, con Trust, con TransferWise, per cui sono diverse tipologie di possibilità di investimento. La seconda piattaforma che vi vado a illustrare è Groupir. In Groupir ci ho investito sinceramente solo 90 euro e nel mese e mezzo che ho utilizzato per investire questi soldi mi sono ritornati circa 55 centesimi. Cosa molto importante che non vi ho detto di Bondora, ma dicendolo qui ve lo ribadisco, molte società hanno il cosiddetto buyback guarantee. Cosa sarebbe? Se nel caso una persona non restituisse alla scadenza della rata del prestito i soldi, ma se fosse in ritardo, alcune società come Groupir vi danno la possibilità, anzi no, lo fanno in maniera automatica, se sottoscrivete i prestiti con buyback, che i soldi vi vengono restituiti, la quota parte di quel prestito, indietro anche se non è stata pagata, per cui siete garantiti da quel punto di vista. Ovviamente ci andrete a perdere i vostri interessi su quella quota parte, però almeno avete recuperato il capitale. Bondora al momento non ha questa funzione, ma spero e credo che la implementerà nel futuro, perché ce l'hanno praticamente tutti. La garanzia buyback, come vi dicevo prima, si attiva dopo 60 giorni di ritardo, ma altre aziende, altre piattaforme, come vi dirò dopo, la attivano anche molto prima. Questo fa sì che i vostri soldi vi vengano restituiti nel caso in cui qualcuno non si potesse permettere o non volesse restituire la rata. Per cui il vantaggio qui è veramente sostanziale. A differenza del piano Go & Grow di Bondora, qui potete anche decidere la quantità di soldi del vostro portafoglio che deve essere investita massimo o minimo in un prestito. Io ho settato per Groupir un minimo di 10 euro a prestito e un massimo di 15 euro a prestito. Ho anche scelto una tipologia di rischio decisamente alta qui, perché con Bondora il 6.75%, qui invece ho scelto qualcosa di un pochino più rischioso, essendoci la buyback guarantee, che è intorno al 13-14% anno, per cui spero magari di versare qualche soldino in più e di avere un ritorno economico in più rispetto a Bondora. Gli svantaggi, come dicevo prima, Bondora è l'unico, è che si possono fare trasferimenti solo con bonifico bancario, per cui una volta che fate il versamento ci vorranno 1 o 2 giorni prima che i vostri soldi arrivino su Groupir e possono essere utilizzati come investimento. Un altro svantaggio è che voi potete ritirare solo il denaro che è disinvestito, per cui quello che non è investito, che vi ho ritornato insieme agli interessi, per cui che vi ha già fruttato qualcosa. Quello che è investito in dei prestiti non può essere ritirato fino a che il prestito non vada a finire, per cui se il prestito in cui avete investito dura 18 mesi, dovete aspettare 18 mesi per poter rivedere i vostri soldi assieme al vostro interesse. L'unico modo per averli prima è che magari disattivate l'investimento automatico dei vostri interessi e dei soldi che avete versato, per cui nel momento in cui finisce il prestito quei soldi non vengono più reinvestiti ma vengono messi, diciamo, da parte nel vostro conto, in quel caso li potete ritirare. La terza piattaforma che voglio analizzare è Fast Invest. Questa piattaforma ci ho investito solo 85 euro al momento e mi ha fruttato nel mese e mezzo che sta lavorando 74 centesimi. Un grande vantaggio di Fast Invest è che la buyback guarantee entra in azione solo dopo 3 giorni di ritardo. Questo da molte persone può essere visto come uno svantaggio, perché in soli 3 giorni voi perdete la possibilità di recuperare qualche percentuale di profitto, però dall'altro punto di vista è vero che i soldi sono subito ridisponibili per essere reinvestiti dalla piattaforma, per cui dipende dalla tipologia di investitore che siete. La vedo una piattaforma molto semplice e molto snella, con poche informazioni ma utile. Anche per questa, come per Groupir e per Bondora, vi lascio i link affiliati in descrizione, per cui se vi cliccate e vi iscrivete da quel link ci guadagno io, ci guadagnate anche voi, viva la felicità! Con questa piattaforma ho fatto degli investimenti ancora un po' più rischiosi, nel senso che ho fatto dei prestiti con un massimo di 6 mesi, per cui brevissimo termine,
ma con un rendimento che debba essere almeno del 15%. In questo momento, appunto, come ho detto, in un mese e mezzo ho fatto 74 centesimi con solo 85 euro, per cui sembra che stia funzionando. Come per Goupil, anche qui si possono creare dei portafogli personalizzati di investimenti in cui voi scegliete la tipologia di rischio e la durata dei prestiti, e in base ovviamente alla forchetta che scegliete, il numero dei prestiti in cui potete investire può aumentare o diminuire. Vi potete creare per cui dei portafogli molto specifici in base alla vostra categoria di rischio, a come voi percepite il rischio. Gli svantaggi che ho riscontrato, almeno se ho girato bene nel sito, è che non potete fare nessun tipo di investimento nell'ambito di mercato primario o secondario se siete gente esperta, ma dovete solo attenervi alle vostre strategie che preparate prima di autoinvestimento. Un altro svantaggio molto fastidioso è che non potete vedere nessuna tipologia di dettaglio sui prestiti che andrete a fare, vedete solo come è stato originato, ma non come nelle altre piattaforme in cui cliccando sul prestito vedete anche per chi è stato originato, quanto è lungo e tutta una serie di notizie economiche che potrebbero essere utili per aiutarvi a valutare i prestiti. L'ultima piattaforma che voglio trattare è Mintos, che è quella che secondo me è quella più completa, ma è anche adatta a una tipologia di persone che è un po' più esperta nel campo, perché il livello di personalizzazione che si può ottenere in questa piattaforma è veramente eccezionale. Potete veramente fare la diversificazione come volete voi. In questa piattaforma fino adesso ci ho investito 165 euro e nell'arco del mese e mezzo che ho investito mi ha fruttato 46 centesimi, per cui ho una metodologia di investimento qui a medio rischio. Diciamo che al momento il rientro medio è di circa l'11% anno. Anche Mintos, come altre piattaforme, ha la buyback guarantee che si attiva dopo 60 giorni di ritardo. Tra l'altro, nel prospetto che Mintos vi dà, potete anche vedere quali prestiti sono in ritardo e di quanto. C'è proprio uno schemino in cui vi dice che il prestito è in ritardo solo 2-3 giorni, di 15 giorni, di 30, di 60, per cui potete anche vedere come procede il vostro investimento. Come dicevo prima, il livello di personalizzazione è eccezionale, potete scegliere il mercato primario o secondario e da pochissimo anche una funzione che si chiama Invested Access, che è simile a Bondora Go and Grow, per cui voi mettete i soldi e loro diversificano in base alle loro esigenze, un portafoglio di rischio più o meno bilanciato, con delle durate più o meno bilanciate, e i soldi sono sempre immediatamente prelevabili quando volete. Unico svantaggio anche qui, come per le altre piattaforme, escluso Bondora, che si possono versare i contanti solo con bonifico bancario e non con altre tipologie di investimento. Uno svantaggio che potrei trovare in Mintos è che, come dicevo prima, è destinato a una tipologia di persone, di investitore che è un po' più esperta del mercato e per cui, essendo più complessa, potrebbe non essere la prima piattaforma a cui vi approcciate per fare l'investimento col peer-to-peer lending. Però, con un po' di pazienza ci si può imparare in pochissimo tempo. Bene, spero di avervi dato una panoramica dei miei investimenti nel peer-to-peer lending e che vi abbia fatto capire più o meno come funzionano anche alcune piattaforme. Come ho detto e vi ho ripetuto un paio di volte, trovate il link affiliazione in descrizione che, se utilizzate, possono essere di beneficio per entrambi noi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, per favore, non cliccate il pollice in giù. Se vi è piaciuto, cliccate sempre il pollice in su. Io ci provo sempre e spero anche voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!